Ma perché intermediare le esigenze di domanda e offerta in un mondo relativo all'energia, anche se rinnovabile, è sicuramente molto interessante per il fatto che è un mondo complicato. Quindi è importante che le aziende parlino del loro business con gli investitori e riescano a fare capire quali sono le difficoltà, le criticità, le opportunità di questo business al mercato finanziario. Il mercato finanziario di solito guarda alcuni parametri particolari. Il mercato dell'energia rinnovabile ovviamente tiene conto di questi parametri, ma a questi aggiunge tutti gli altri parametri che servono per fare questo business. L'importante è che il mondo industriale capisca che il mondo finanziario ha bisogno di comprendere questo tipo di business, e quindi già anche dalle presenze che vediamo in sala oggi, in effetti l'intermediare queste due realtà ha un successo enorme. Noi poi lo notiamo anche sul valore della nostra azione: tutte le volte che partecipiamo a una riunione con Vedo Green, il giorno dopo la nostra azione solitamente cresce di valore. Noi produciamo energia da fonti rinnovabili e ci occupiamo di servizi all'ambiente. Quindi il nostro business, siamo attivi nel business eolico e solare in tutte le loro forme, e siamo attivi nel mondo del waste to energy con trattamento rifiuti e incenerimento rifiuti, nel mondo delle biomasse e nel mondo del trattamento ambientale. Siamo presenti in 5 paesi diversi: siamo presenti in UK, Spagna, Francia, Italia e Polonia. La combinazione di questi due aspetti, più tecnologie e più paesi, fa sì che il nostro coefficiente di rischio intrinseco di business sia sostanzialmente molto controllabile, molto più che se investissimo tutto in una tecnologia o in un unico paese. L'innovazione green alla quale stiamo pensando è quella della ibridizzazione degli impianti, per esempio eolici oppure biomasse, con l'inserimento di altre potenzialità di produzione rinnovabile in quegli stessi impianti con una nuova tecnologia che sfrutti le stesse infrastrutture esistenti già per l'impianto numero uno, che possa abbassare i coefficienti di volatilità che sono propri dell'energia rinnovabile. Il vento va da 0 a 100 anche in poche ore. La combinazione e l'ibridizzazione di questi impianti di diverse tecnologie permette anche di arrivare quasi a un concetto di accumulazione di energia quando la risorsa rinnovabile c'è e non è necessario metterla in rete per poi rilasciarla nel momento più opportuno. Questo è qualcosa che noi abbiamo brevettato in aspetti di processo che sono già patented, e quindi oggi li stiamo già costruendo. Stiamo ibridizzando impianti a biomasse con solare a concentrazione, lo faremo nel prossimo futuro anche con gli impianti eolici.